Buon pomeriggio e benvenuti al TG Flash di TV 2000. La politica con Mario Draghi alla Camera in attesa del voto per la fiducia al nuovo governo prevista per questa sera alle 20. Alle 18 farà la sua replica. Ieri notte al Senato i sì sono stati 262, 15 dei 40 no sono arrivati dal Movimento 5 Stelle e altri 8 pentastellati non erano presenti. I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi, lo annuncia su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, che aggiunge si collocano nei fatti all'opposizione. Si teme una terza ondata Covid-19 a causa delle varianti, soprattutto quella inglese, che lascia molti interrogativi. Rischiano di conseguenza il cambio colore Lombardia, dove da ieri 4 comuni sono in lockdown, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Marche. Ma la situazione più critica è quella dell'Abruzzo, dove ci sono già 2 province in zona rossa. È assai probabile dunque che venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe emanare un'ordinanza per modificare i colori per alcune regioni. Nuova indagine rapida dell'Istituto Superiore di Sanità per stabilire una mappatura sul territorio italiano del grado di diffusione delle varianti Covid inglese, brasiliana e sudafricana. La valutazione prenderà in considerazione i campioni notificati il 18 febbraio. L'indagine verrà condotta su un totale di 1058 campioni positivi. Si considereranno 4 macro aree: nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole. Tra novembre 2019 e novembre 2020 sono stati persi 664.000 posti di lavoro. Lo rileva l'INPS nell'osservatorio sul precariato. Il saldo, in progressiva flessione già nel corso della seconda metà del 2019, è divenuto negativo a febbraio, meno 28.000, ed è drasticamente peggiorato a causa della caduta dell'attività produttiva conseguente alla pandemia da Covid-19 a marzo, meno 284.000, e ancora di più ad aprile, meno 623.000. La dinamica negativa è proseguita raggiungendo il valore massimo a giugno, meno 813.000. A luglio si è avviata un'inversione di tendenza, proseguita nei mesi successivi. A novembre, quindi, il saldo annualizzato risulta pari a meno 664.000. È morto Raffaele Cutolo, una setticemia del Cavorale ha stroncato a 79 anni la vita del boss che fondò la nuova camorra organizzata e che fu protagonista di quella che probabilmente resta la più sanguinosa stagione di guerra tra le cosche della criminalità organizzata. Cutolo stava scontando numerose condanne all'ergastolo e da molti mesi era recluso in regime di 41 bis in un reparto dell'ospedale di Parma. Un anno nero per lo spettacolo in Italia, la crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore. I primi dati dell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE per il 2020 confermano il drastico ridimensionamento dei numeri per cinema, teatri e concerti. Quasi il 70% di eventi in meno, un calo degli ingressi del 72,90%, la spesa al botteghino scesa del 77,58%, dai 2 miliardi 800 milioni di euro circa del 2019 ai 623 milioni del 2020. Era questa l'ultima notizia, ora spazio al programma Siamo Noi. Il TG 2000 torna alle 18:30 con l'informazione. Arrivederci.